quello che sta accadendo. Cosa ne pensi di questa operazione militare chiamata Bordo Protettivo, che è scattata stanotte, no? Con la conseguenza di, sì, so che è una delle tante, però... No, ma questo è il gioco delle parti, naturalmente c'è, io non lo so se è soggettiva o oggettiva, c'è un'oggettiva complicità, va bene, questo governo di Israele è un governo di impianto ultrareazionario, razzista, cosa ci si può aspettare? È proprio ideologicamente orientato a negare ai palestinesi profilo, dignità, identità. D'altro canto, quelli che tirano i missili a casaccio, cioè, mi piacerebbe capire qual è il loro scopo. Sì, forse la disperazione, non lo so. Ma secondo me, io non credo che questo sia il risultato della disperazione, credo che sia semplicemente, c'è qualcosa che mi inquieta, perché dico, ma tutto questo è quello che legittima Israele. Ogni missile buttato dà a Israele il pretesto per fare mille volte distruggere le vite palestinesi. Mi domando, ma... Fermo restando che stavolta mi sembra che il mondo si stia un pochettino mobilitando a favore della Palestina. Sì, ma non si mobilita perché buttano i missili, ma si mobilita... che poi, voglio dire, hanno un effetto francamente anche un po' imbarazzante, perché grazie a Dio non colpiscono nessuno, ma allora che cosa vogliono dire? Io mi pongo sempre il problema del qui prodest, a chi serve? Quello che ha fatto un enorme effetto è che l'opinione pubblica si è reso conto che nel cuore di Israele, di questa famosa democrazia, sono germinati dei fascisti terrificanti, dei carichi di odio, di violenza, e che quello è l'episodio, è la punta dell'iceberg che rivela che si è dato a questi gruppi di fascisti nazionalisti religiosi la legittimazione, si è lasciato crescere la propria cultura. Netanyahu non se la può cavare con due scuse. Sono i suoi alleati, li ha lasciati crescere lui, ha lasciato che la loro ideologia appestasse la fibra di una nazione come Israele. Non è l'episodio, hanno avuto forza, legittimità, soldi. Allora il problema è che questa classe politica israeliana non si sposterà mai da questa condizione. E l'unica cosa che c'è da sperare è che ci sia un sussulto di coscienza in Israele, nel ceto politico, nella nazione, negli intellettuali, che faccia capire che non ci sono scorciatoie. Se si vuole cambiare la situazione, la prima cosa da fare è il ritiro, è la fine dell'occupazione, è la fine immediata della colonizzazione. L'immediato congelamento con un piano che preveda le tappe dichiarate subito della fine dell'occupazione israeliana. Senza di questo tutto il resto saranno vanilloc. Abbiamo sentito i piccoli passi, abbiamo sentito il, come si chiama lì, la roadmap. Sono tutti trucchi per mantenere lo status quo, ma mantenimento significa automaticamente peggioramento. Ma è un fatto culturale, tu non credi che sia un atteggiamento colonialista? Cioè, assolutamente. Ma colonialista è una mentalità colonialista che intossica. Peggiore, migliore, il colonialismo non ha miglior specie. Il colonialismo fa schifo e basta. E questo è risultato di una mentalità colonialista. La prima responsabilità del colonialismo è non riconoscere pari dignità a un altro. In questo caso è il palestinese, in Cina è il tibetano, e ancora il colonialismo occidentale, in Africa i cinesi in Africa,
perché parliamo di tutti, non facciamo questo errore di confinare l'ordine del discorso, perché questo ancora va a vantaggio degli israeliani, che diranno ce l'hanno con noi, non parlano. No, i cinesi cosa stanno facendo? Il land grabbing messo in atto dalla Cina in Africa. Quindi bisogna riattivare la grande lotta anticolonialista in tutte le sue forme, e comunque per quello che riguarda quell'area specifica bisogna capire una cosa, bisogna, non so come si possa fare, ma gli Stati Uniti devono uscire da questo scacchiere, non sono mediatori, sono parte in causa. Quindi no, l'unico che lo può fare è l'Europa, ma l'Europa fa schifo. L'Europa non esiste. L'Europa non solo non esiste, è peggio, fa schifo, perché la situazione che ha creato la catastrofe, il dramma, è responsabilità del colonialismo anglo-francese. L'Europa, e cosa hanno fatto? Hanno scaricato addosso ai palestinesi la responsabilità di avere dato legittimità allo sterminio degli ebrei, perché i nazisti hanno fatto lo sporco lavoro e gli altri sono stati o a collaborare o a guardare o hanno collaborato, fatto eccezione naturalmente le resistenze antifasciste e tutte queste cose. Allora cosa hanno fatto? Hanno scaricato sul popolo palestinese una questione europea, tipica operazione del colonialismo, e adesso sono così vigliacchi che fanno finta di niente. Naturalmente cosa ci aspettiamo se manderanno la... Per l'amor del cielo, non ho niente contro di lei personalmente, si chiama il nostro ministro degli esteri, la Mogherini. No, ma la Mogherini, adesso non ho neanche, ma è chiaro che con il ministro degli esteri così non si fa neanche un millimetro di passo in avanti. Ci voleva ben altra caratura di politico, ci voleva un politico vero, non importa che fosse di centrodestra o di centrosinistra, perché a volte politici di centrodestra riescono a fare meglio di politici di centrosinistra se sono autorevoli, se conoscono la situazione. Ma purtroppo non gliene frega niente a nessuno, il popolo palestinese è abbandonato al proprio destino, però attenzione, perché il boomerang arriverà e colpirà duro.